Buonasera a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti a questo secondo incontro del quarto ciclo di Extrema Ratio. Questa sera abbiamo due ospiti particolarmente graditi, Martin Rueff e Paolo Tortonese, che parleranno del primo libro postumo di Jean Starobinsky. Prima di presentare molto rapidamente i nostri ospiti, che del resto non hanno nessun bisogno di presentazione, vorrei ricordare che Extrema Ratio, questi nostri seminari serali nati con la pandemia, è possibile grazie alla collaborazione dell'area servizi informatici e dell'area biblioteche dell'Università di Siena e dell'Ufficio Comunicazione dell'Università di Siena. Ci tengo a ringraziare Patrizia Caroni, Guido Badalamenti, e soprattutto Giulia Laversa e Angelica Lo Sauro, che insieme a Emanuela Carbè garantiscono il buon funzionamento della parte tecnica. Questa sera c'è una novità nella formula di Extrema Ratio, e cioè l'avete visto anche sulla locandina che abbiamo proiettato poco fa, la collaborazione con il Circolo Filologico Padovano. Abbiamo pensato che due iniziative molto diverse, ma anche molto affini da tanti punti di vista, come i seminari del Circolo, che da tantissimi anni sono un appuntamento fondamentale per tutti coloro che si occupano di linguistica e di letteratura in Italia, e invece la nostra più giovane iniziativa online, potessero avere delle intersezioni. Abbiamo scelto appunto di condividere questo dialogo su Starobinsky questa sera, e invece il 24 di marzo condivideremo un intervento fatto al seminario del Circolo Filologico Linguistico Padovano di Elisabetta Mengaldo su Invenzio tra retorica, scienza e poetica. Questo intervento di Elisabetta Mengaldo sarà inserito nella quinta serie di Extrema Ratio, che appunto inizierà in marzo. Dicevo, sarò brevissimo nel presentare i nostri ospiti. Martin Rueff è professore laddove ha insegnato Jean Starobinsky all'Università di Ginevra. Come Starobinsky è un grande specialista di Settecento, di Rousseau, ma anche di poesia contemporanea. Cito solo i suoi lavori su Michel Deghi, e è a sua volta in prima persona poeta, filosofo e traduttore in particolare di testi italiani, di importanti libri di Carlo Ginzburg, di Giorgio Agamben, ma anche testi poetici, per esempio De Signoribus, ma anche un libro di Gramsci, ed è un grande passeur, un grande tramite di cultura fra la cultura francese e quella italiana. Paolo Tortonese insegna letteratura francese, in particolare del XIX secolo, all'Université Sorbonne Nouvelle, quella che un tempo era Paris 3, ed è uno specialista di molti autori dell'Ottocento francese, di Gautier, di Zola, di molti altri. Ha scritto libri su L'occhio di Platone, che sarà presto tradotto anche in italiano, L'occhio di Platone, lo sguardo romantico. Ha scritto un altro libro molto importante, L'homme en action, sulle teorie del verosimile da Aristotele fino all'Ottocento, ma si è anche occupato del rapporto fra letteratura e medicina, che è assolutamente decisivo per capire proprio la struttura della rappresentazione nell'Ottocento, non solo francese. Il libro che presentiamo questa sera di Jean Starobinsky, Le corps et ses raisons, Le ragioni del corpo, raccoglie per l'appunto gli studi di Starobinsky, che, come penso molti sanno, è stato un grandissimo critico letterario, ma era anche medico. I suoi lavori di storia della medicina, di storia delle idee sul corpo e sul rapporto letteratura e medicina. Sono stato molto veloce, non ho fatto l'elenco delle pubblicazioni dei nostri ospiti. Vorrei ricordare invece una cosa che non è una pubblicazione scientifica, ma è un articolo giornalistico di Martin Rueff. Vi invito a leggerlo, forse
Emanuela Carbè può mettere nella chat, ecco, il link, è il Tombeau, l'articolo che Martin Rueff ha scritto quando è scomparso Jean Stachovski. E il Tombeau è un genere letterario estremamente difficile, questo mi pare veramente splendido, veramente una riuscita straordinaria. Rueff sostiene che, la cosa naturalmente discutibile come un giudizio di valore, ma è ben argomentata, che Stachovski è stato il più grande critico di lingua francese del XX secolo, e individua la sua grandezza proprio nella capacità di far dialogare l'intelligibile e il sensibile. Arte in cui eccelleva anche un altro grande rappresentante della critique thématique come Jean-Pierre Richard, tanto affine, tanto diverso da Stachovski. Ecco, rileggendo i saggi di Stachovski sul rapporto fra corpo e immaginazione, fra letteratura e medicina, credo che si arrivi proprio al cuore di quello che è la relazione critica. Non dirò altro, e lascio subito la parola a Paolo Tortonese, per un primo giro di domande e di dialoghi. Grazie Pierluigi, grazie a tutti gli amici di Siena per questo invito a avere una conversazione con Martin Rueff. Purtroppo non vedo Martin sul mio schermo, voi lo vedete? Adesso ci sono. Ci sei, bene. Buonasera. Ah, adesso ti chiedo. Dunque, io non farò una presentazione del libro, sta a te farla. Io ti farò qualche domanda, qualche osservazione, ti spingerò a commentare qualche passo del libro e spero che in questo modo quelli che ci ascoltano saranno interessati e avranno voglia di andarselo a leggere. Spero anche che non troppo tardi sia tradotto in italiano. Mi sembra che l'ultimo libro di uno degli ultimi di Starobinsky, L'inchiostro della malinconia, sia già stato tradotto da Einaudi e spero che questo lo sia presto perché lo merita ampiamente. Allora, la prima cosa sulla quale vorrei che tu ti esprimessi è la questione dei rapporti fra le discipline. Questo libro conferma quello che sapevamo già, che Jean Starobinsky non solo è stato un grande critico letterario, interprete di opere letterarie e storico della cultura e della letteratura, sapevamo anche che era stato medico, che ha praticato la medicina, credo per una decina di anni, e non, come medico ospedaliero a Ginevra o a Baltimora. Forse non tutti sapevano che ha scritto anche dei saggi di storia della medicina, dei saggi di riflessione filosofica sulla medicina, e quindi era certamente una delle persone che tra di noi, insomma, tra i letterati, una delle persone che si è posta più domande sul rapporto fra le diverse discipline e le diverse attività che stava effettivamente praticando, che non solo lo interessavano. Quindi c'è un punto in uno dei saggi raccolti in questo libro, un punto che riguarda proprio i rapporti fra le discipline, in cui Starobinsky sembra contestare l'idea che le diverse discipline possano darsi un unico oggetto e pensare di raggiungere attraverso la loro complementarità una sorta di sintesi, di armonia assoluta. Alla pagina 128, traduco alla svelta, ciò che è contestabile non è tanto di mettere la biologia e la filosofia una di fronte all'altra, ma di voler stabilire tra di esse una continuità ipotetica, come se esse riguardassero uno stesso oggetto, come se la conoscenza metafisica fosse una biologia superiore e dovesse semplicemente aggiungersi alla conoscenza scientifica per ottenere un controllo più completo della realtà. La domanda quindi che io ti farei è: come definiresti il rapporto fra le discipline in Starobinsky, visto che lui stesso ci dice che non sono complementari?
Bene, buonasera, mi sentite, Paolo? Bene, volevo subito ringraziare gli amici di Siena, Pierluigi Pelini, anche Guido Mazzoni e tutte le persone che hanno reso possibile questo incontro, anche perché credo che il titolo Extramarazio sia anche la traduzione di una necessità vitale che definirei come la difesa della vita, dello spirito in un momento dove sembra che la difesa della vita dei corpi sia così importante che si vada a dimenticare altre necessità, il che ha anche secondo me effetti politici e credo che sia molto importante in questo contesto parlare di un libro il cui titolo sia precisamente un collegamento fra razionalità e corpo. E la domanda di Paolo, che ringrazio anche molto della sua presenza, è una domanda che va al cuore del problema. Nel senso che, in un modo superficiale si può presentare, credo, Starobinsky, e ha una sua verità questa presentazione, come una specie di ultima espressione di una matesis, di una cultura, no? Che era in grado di inglobare tutto. Starobinsky, lo dico anche per alleggerire un dibattito che non sarà del tutto leggero, Starobinsky fu premier prix du Conservatoire a Genève, cioè era un enfant prodige del pianoforte, è stato ha avuto la sua tesi di dottorato con i massimi di voti in scienze a Lausanne con il professor Kuhn, che è la sua tesi sulla melanconia, e anche ha avuto una carriera universitaria di critico letterario assolutamente, come dire, esemplare, eccetera. Era un enfant prodige. E la sua personalità aveva qualcosa di molto dolce, e anche di molto pacato, che faceva sì che questa specie di matesis universalis non avesse niente di arrogante. Starobinsky non era un uomo arrogante. E dunque, a leggerlo così, hai ragione, Paolo, si potrebbe pensare che, bah, insomma, un letterato è un uomo di scienza, uno che ha fatto una tesi di psichiatria, perché così era la tesi di medicina di Starobinsky. Potessero così dialogare, no? In questo sogno un po' light contemporaneo dell'interdisciplinarità, dove in realtà abbiamo l'impressione di parlare tutti della stessa cosa. Ora, va detta una cosa, molto chiara, e credo che la tua domanda vada in questo senso, che Starobinsky, quando fa medicina o quando fa storia della medicina, è veramente un scienziato. E non si relaziona alla scienza in un modo cool o light. Lui è convinto che la razionalità della scienza è una razionalità per sé. Il suo lavoro è stato molte volte, perché era un gran conferenziere, aveva una capacità anche divulgativa ottima, però non confondeva il suo lavoro di divulgatore di scienza con i lavori dei veri scienziati. E questo, secondo me, è un punto molto importante. Allora, la mia domanda, la mia risposta fino adesso era un po' superficiale, ti chiedo scusa. Sul fondo delle cose, la medicina di Starobinsky è una medicina che ha qualcosa a vedere con le nostre materie, perché Starobinsky non era un specialista di pneumologia o di reumatologia, era un specialista di psichiatria e si era formato in Svizzera all'incrocio di due scuole, e su questo magari torneremo dopo, una scuola diciamo più fenomenologica legata a Binswanger, dunque Heidegger, alla filosofia fenomenologica, ed un'altra parte diciamo a una tradizione più legata alla chimica, e Kuhn, questo Robert Kuhn, che ha avuto anche legami con Foucault, è un po' l'incrocio di queste due tradizioni.
Quando Starobinsky scrive le righe che hai scritto, che hai letto, pardon, le scrive rendendo conto di un libro di Canguilhem. E Canguilhem era proprio una delle figure più importanti di quello che oggi si chiama, su questo possiamo anche tornare, l'épistémologie historique à la française, ovvero un'epistemologia storica delle scienze che viene dalla filosofia, non dall'interno delle scienze, ma dalla filosofia. Abel Array, che fa la sua tesi nel 1907 sulla fisica, poi Bachelard, poi Canguilhem, eccetera. E le righe che hai letto in realtà hanno qualcosa di polemico, e hanno qualcosa di polemico contro la fenomenologia o anche la teoria intuizionista bergsonista o bergsoniana, che pretendeva rendere conto della scienza da un punto di vista, pardon, non scientifico. E lui dice, guardate che quando la scienza fa scienza, non è che noi possiamo entrare così e distribuire verdetti di scientificità. Questo lo fanno gli scienziati. E Starobinsky aveva un immenso rispetto per la scienza. Lo so che fa strano di dire questo in un contesto di umanisti letterari come siamo noi, ma per capire il razionalismo di Starobinsky, questo va ribadito. Non so se sono stato chiaro. Per me è stato chiarissimo e ti ringrazio. Come dire, il passo avanti che si potrebbe fare è una volta visti i rapporti fra le discipline in generale, quello fra la storia e la scienza. In diverse occasioni in questo libro, che raccoglie saggi di diverse epoche, anche di diverso tipo, recensioni, interventi a convegni, eccetera, Starobinsky si pone delle domande sul rapporto fra la scienza e la storia, direi da un punto di vista prima di tutto pratico, cioè il punto di vista della formazione dei medici. E si chiede perché se i medici debbano studiare la storia della medicina e se la storia della medicina possa servire ai medici ad essere dei migliori medici, dal punto di vista scientifico prima di tutto. E quindi si chiede se sia possibile, se ci sia un modo di rendere possibile una specie di integrazione della storia della medicina alla medicina attuale, alla scienza attuale, cioè in che modo la scienza attuale può servirsi e rendere utile per i suoi propri fini la conoscenza storica. Anche qui riprendo un piccolo passo, in cui dice che non è forse la storia che ha bisogno di essere giustificata di fronte alla scienza, ma al contrario, la piena giustificazione dell'attività scientifica non è data all'interno della scienza. E se si vuole accedere a una visione dei fini della scienza, il ricorso alla filosofia e alla storia diventano indispensabili. Cioè, in un certo senso quindi non la scienza che ha bisogno della filosofia, ma della storia, ma viceversa. Allora, un altro punto in cui forse la stessa questione, o comunque una questione diversa ma collegata, è affrontato da Starobinsky, è quel passo in cui parla della distinzione fra fatto e valore. E qui riprendo quello che hai detto tu, che è come dire, questo rispetto assoluto della scienza da parte di Starobinsky. E mi sembra venir fuori anche in questa distinzione, nella filosofia del XX secolo questa cosa è stata molto discussa, il rapporto fra fatto e valore, dalla filosofia analitica, eccetera. E qui Starobinsky prende una posizione assolutamente netta, valori e fatti sono due cose diverse, non dobbiamo mescolarli. La scienza stabilisce i fatti, però dice anche, cosa molto importante, i valori non possono essere, come dire, dedotti dai fatti. I valori devono avere un'altra fonte, un altro punto di partenza, che non può essere quello della scienza, né viceversa la scienza può fondarsi sui valori.
Quando mi sono chiesto, e lo chied non è una domanda retorica perché non so veramente la risposta, quando lui fa questa distinzione così nettamente, sembra riferirsi a una qualche teoria o a diverse teorie, non lo so, che confonderebbero i fatti e i valori, ma non ho capito bene a chi vuole riferirsi. E se c'è una polemica in questa pagina, contro chi è rivolta questa polemica? Allora, grazie mille Paolo, anche perché le tue domande vanno proprio, diciamo, au cœur des choses. Innanzitutto, forse per le amiche e gli amici che sono qui, ricordiamo che questo libro postumo, il primo, era un progetto suo che non ha potuto portare a termine e che era diciamo uno dei progetti, ne aveva 3-4, no? Di raccogliere dei testi sparsi, perché un po' come uno dei suoi maestri, Spitzer, fu un uomo da articoli, da saggi, da conferenze, e pochi in realtà sono in una enorme bibliografia i libri concepiti in quanto tali, no? E dunque questo libro aveva appunto come scopo di raccogliere articoli su un, diciamo, mezzo secolo, dal 51 al 97, di storia delle scienze. E la prima cosa che direi, per andare nel senso di Paolo, è che sicuramente la cosa che accomuna di più il Starobinsky critico letterario, teorico dell'ermeneutica, e Starobinsky, uomo di scienza e specialista di psichiatria, e l'importanza data alla storia. Non che Starobinsky sia un hegeliano, un crociano, questo è il punto, ma la cosa che interessa Starobinsky, lo dice sempre, è di ricostituire, a partire dalle opere, e questo lo dico anche per gli studenti, perché questo è veramente una particolarità sua, le strutture delle esperienze dei soggetti, no? Lo fa con Rousseau nella prefazione della Transparence et l'Obstacle, 57, dice: io ho cercato di ricostruire le structures de l'expérience du monde, le strutture dell'esperienza del mondo. Quando lui fa la sua storia del 700, l'invention de la liberté, lui dice: io ho cercato di riscoprire le strutture delle esperienze della libertà attraverso la storia delle forme, pittura, scultura, eccetera. Dunque lui fa storia in questo senso, no? E cerca di ricostruire direi, le coordinate dell'esperienza dei soggetti del momento. Quando fa storia della psichiatria, o quando fa storia della medicina, e abbiamo tenuto con lui a far figurare degli articoli veramente da uomo giovane, anche se di Starobinsky si può dire, credo come di Lévi-Strauss, che è nato vecchio, cioè era nato già con un cervello già formato, e i testi che lui ha scritto a 20 anni, vi giuro, sono scritti di una maturità veramente eccezionale. Dunque, i testi degli anni 50 sono. Lui interviene nella grande rivista francese di Minuit Critique, che è la rivista di Bataille e di Regveil, come specialista di storia delle idee scientifiche. Dunque, lui fa il resoconto di Canguilhem, fa il resoconto di Speransky, di Temkin, di grandi storici della medicina. E ogni volta la cosa che lui dice è questa cosa, che è molto legata, secondo me, alla sua lettura precoce di Canguilhem. Allora, cerco di dirlo in termini, diciamo, partageable. Mentre la storia delle scienze praticata da un bachelor, dalla formation de l'esprit scientifique à la philosophie du nom, e risponde all'ossessione di far vedere come, dal momento che il presente della scienza è la verità, l'epistemologia non si deve curare della storia. Infatti, per Bachelard, si costruisce la scienza attraverso negazioni che non sono dialettiche, si butta quello che non funziona e si va avanti. E questo lo chiama la philosophie du non. Mentre Bachelard fa così,
Con Guilhem, che spesso è presentato come un erede di Bachelard, la pensa veramente molto diversamente, perché a lui interessa di capire, e si capisce perché avrà una tale importanza per Foucault, come una teoria è potuta apparire come vera in un momento. D'accordo? E con Guilhem non era un scettico, cioè non difende questo per dire guardate che le cose che diciamo oggi non lo so, sul coronavirus domani saranno false, eccetera. No, dice in realtà la cosa importante è di capire come in un momento singolare della storia ci sono cose che possono apparire come vere e funzionali, anche legittimate, perché precisamente le coordinate, quello che poi Foucault chiamerà l'episteme o l'a priori storico, eccetera, fanno sì che appare vero. D'accordo? In questo senso, e credo che Le Corps et ses raisons lo dimostri, Starobinsky è un canguilhemien. Nel senso, lui veramente cerca di capire in Galien, in Ippocrate, in Broussais, in Hervé, quello che c'è di vero per lui. Poi, dopo che Broussais o Hervé o Ippocrate o Galien siano stati smentiti della storia, è un'altra cosa. Questo lo fa, come diceva Bachelard, no? Le tribunal de l'histoire des sciences. Ma Canguilhem e Starobinsky non la pensano così. Allora, la domanda che fai è la risultante di questa posizione. Starobinsky non è un decostruzionista. Ed è uno che non crede, pardon, che i fatti o le testimonianze sui fatti siano solo artefatti costruiti da gruppi, eccetera. Non avrebbe apprezzato molto il lavoro di Latour, per intenderci, perché lui queste cose le vede da scienziato. E secondo me la polemica che tu punti è una polemica che va contro il scetticismo che è stato espresso poi in realtà da una certa eredità della fenomenologia heideggeriana in Francia, ma tipo Derrida per esempio, ma anche lui fa sempre fatica con ce qu'il appelle les antiscientistes, les antiscientifiques. C'è un testo molto bello sulla la difesa. E se posso dire una cosa senza sembrare troppo volgare, si vede bene in questo momento che attraversiamo che davanti alle incertezze della scienza viene quasi spontaneo il riflesso individuale o collettivo di mettere in scene scenari molto complicati dove i fatti scientifici sono giudicati come valori. E questo Starobinsky, da storico e anche da epistemologo, lo vive male. C'è un articolo che leggo sempre molto ammirato e anche, devo dire, intenerito, è quest'articolo su medicine anti-medicine, medicina anti-medicina, dove Starobinsky spiega con un'ironia un po' feroce, penso che anche tu sei stato sensibile a una tonalità che non è spesso sua, spiega che l'antimedicina è un commercio, dove lui dice, in realtà se voi dite che a qualcuno che si deve curare con, non so, antibiotici, antistaminici, eccetera, non è molto seducente. Invece se cominciate a consigliare bagni di fango, cipolle tritate, infuso di fiori di non so cosa, c'è qualcosa che lo intrippa un po', no? E poi si ferma e dice: vabbè, questo il ciarlatanismo dell'antimedicina è una cosa conosciuta. Che sia anche un commercio, come la medicina è un commercio, è anche una cosa conosciuta. E lui si ferma a riflettere e dice: ma in realtà non è che l'antimedicina sia anche l'ombra portata della medicina che quando progredisce la scienza fa crescere zone d'ombre e in realtà i dubbi
nascono dalla superpotenza della medicina. E questa è anche un'idea canguilleniana, no? Cioè, la cosa che dà fastidio alla gente con il coronavirus è come noi possiamo fare tutto e adesso non lo possiamo curare. Allora diciamo che è un'invenzione. Ma in realtà questo riflesso è un riflesso legato alla nostra credenza nel valore progressista della medicina. E non so se ho risposto bene, però ecco quello che mi ispira la tua domanda. Grazie mille. Allora, forse possiamo un po' insistere su questa questione della storia della medicina e sul suo modo di pensarla, il suo rapporto con Can Guilhem, con altri storici della medicina completamente diversi. E poi, se vuoi, cerchiamo di arrivare al problema di Foucault, che è il grande problema, che necessariamente va discusso. Allora, è chiaro che Starobinsky quando parla di che cos'è la storia della medicina, in mente alcuni modelli diversi. Un modello negativo che lui tratta con disprezzo, perché come tu hai detto benissimo, Starobinsky non è affatto un uomo polemico, però ogni tanto lo è. E quando lo è implacabile. Si tratta di una piccola frase, poi passa ad altro, ma insomma. Allora, una delle cose su cui esercita la sua polemica è un tipo di storia della medicina, diciamo, aneddotico. La storia della medicina come storia delle curiosità, le strane cose che si facevano in passato, le strane pratiche, gli strani oggetti, gli strani farmaci, tutte cose che sono state molto praticate e ancora adesso sono praticate. Quindi la storia della medicina come curiosità. Praticata molto, dicono gli storici seri, dai medici in pensione. I medici in pensione, non sapendo più cosa fare, fanno piccole ricerche su un qualche strumento medico usato nel Medioevo. Secondo tipo di storia della medicina che non piace a Starobinsky e che è già un po' più serio, è la storia della medicina come storia delle grandi scoperte, che anche questa a volte è praticata dai medici in pensione, cioè la gara fra a chi trova il primo che ha scoperto una certa cosa. Per esempio, le infinite discussioni sulla scoperta della circolazione del sangue, chi è che ne aveva intuita prima di Harvey, tutte queste cose qua. Che sono, come dire, forme di storia un po' elementare, molto teleologiche, come dire, l'avanzare regolare e vittorioso della scienza e della razionalità contro l'oscurantismo e contro l'errore. Allora, quello che sicuramente, come hai già detto tu, Starobinsky prende da Can Guilhem, ma non solo da Can Guilhem, è l'idea che la storia della medicina è la storia di tutte le attività, lo cito, tutte le attività che hanno come fine di prevenire o di guarire la malattia. Quindi non è una storia della scienza, è una storia della pratica, della cultura medica, delle istituzioni, delle professioni, dei rapporti fra i medici e i pazienti, dei rapporti fra coloro che esercitano la medicina e coloro che esercitano altre funzioni nella società, come la religione o il potere politico, eccetera. Tutte queste cose, possono venire da Can Guilhem, ma possono venire anche dall'altra fonte fondamentale, che sono gli storici che lui ha conosciuto e frequentato in parte a Baltimora, ma che anche senza rapporti diretti conosceva benissimo, che sono in parte legati alla Svizzera, come lui, soprattutto Sigerist, e anche Temkin, che era russo, ma che stava negli Stati Uniti, e anche un tedesco che si chiamava Ackerknecht, che lui cita spesso con molto rispetto. Anche da Sigerist e da questi altri, lui traeva sicuramente un tipo di storia della medicina come storia globale dei comportamenti e delle pratiche e delle culture attorno al problema della salute e della medicina. Allora, a questo punto, la cosa che mi chiedo è questa: nei miei appunti avevo scritto, ma in fondo, che cosa ha imparato a Baltimora, Starobinsky? È arrivato
con una cultura che era quella di Kuhn, di Roland Kuhn, non Thomas Kuhn, quindi di un certo tipo di psichiatria, una psichiatria legata all'heideggerismo, all'esistenzialismo di quegli anni. Ammettiamo di creare un racconto di questo tipo, perché poi non è detto che le cose siano andate così, ma nel momento in cui va a Johns Hopkins e entra in contatto con questi storici della medicina, che cosa può cambiare nella sua mente e in che modo si riorienta la sua attività, il suo pensiero. Anche questa, Paolo, è una bellissima domanda perché fa incrociare diciamo, elementi biografici del suo percorso, no? Con opzioni epistemologiche lunghe, cioè decisive. Starobinsky va ricordato che è un polacco, figlio di un polacco ebreo, che per motivi sui quali non torno adesso, si è visto negare per molti anni la cittadinanza svizzera e dunque non è uscito quasi fino a 30 anni, 27-28, dalla Svizzera. Al seguito di problemi accademici, ovvero una realtà che non ho bisogno di spiegare in questo contesto, la mancanza di posti. Lui è andato via e ha avuto, grazie a Poulet e anche a Marcel Raymond, che erano due maestri suoi, questo incarico alla Johns Hopkins University per 3 anni, durante le quali ha non soltanto molto lavorato, ma anche frequentato l'ospedale dove faceva anche delle visite. E ha frequentato due centri di storie delle idee sui quali adesso torno. Su tutto questo periodo c'è una bellissima intervista del nostro amico Julien Zanetta che ha ricostruito con Starobinsky l'importanza di questo periodo. È un articolo che si può leggere su internet. Johns Hopkins, lui fa due incontri. Fa un incontro che è quello di Lovejoy. Lovejoy era un storico delle idee, aveva scritto già delle cose importanti, fra cui il famoso saggio sulla storia dell'idea di catena degli esseri, e lui dirigeva un club universitario che si chiama History of Ideas Club of Johns Hopkins University. E lì poi era venuto, per esempio, Coiré, era un centro mo mo molto attivo. Era venuto anche Goldstein, quello della struttura dell'organismo, che è stato così importante per Merleau-Ponty. E questo centro di storia delle idee è sicuramente uno dei primi luoghi semi-istituzionali di interdisciplinarità. Perché in questo luogo venivano dei letterati, venivano dei storici, proprio specialisti di storia, venivano anche dei medici, dei storici dell'arte, eccetera, eccetera. Poi, d'altra parte, come hai ricostruito tu, frequenta questi storici della medicina che venivano, in realtà dalla Germania. Dal primo centro della storia della medicina che era stato creato negli anni 20 in Germania e che erano stati per motivi ovvi di antisemitismo, erano emigrati in America. Allora, la tua domanda è molto azzeccata perché uno non è sicuro che questi due incontri siano congruenti. La History of Ideas di Lovejoy è una History of Ideas che è molto legata al concetto di idea nucleo, no? Che c'è un'idea che in realtà si viaggia nel tempo
viene un po' modificata, però il nucleo ideale, ideale diremmo, dell'idea rimane la stessa, no? Invece Temkin, Sigrist, sono dei storici non tanto di questo nucleo, ma dei storici, direi, della genealogia lunga. Temkin, per esempio, in grado di farti una storia della malattia da Tucidide fino a Harvey, per esempio, no? E dunque lui in realtà è piuttosto un medico che fa storia della medicina con dei strumenti da medico. Secondo me questo incontro cozza un po' con la formazione di Starobinsky. Perché, come hai detto, quello che lui ha imparato in Svizzera è molto legato, cioè molto legato, pardon, all'impatto germanico del rapporto fra fenomenologia e psichiatria, ovvero, per dire un nome, Binswanger, cioè il medico di Warburg, questo che aveva questa clinica molto, molto importante nella storia delle idee. E Binswanger era uno che in realtà trattava i suoi pazienti attraverso categorie che erano, ci sembra veramente un altro tempo, ereditate, categorie ereditate dalla prima parte di Zeit und Zeit, cioè nell'analitica del Dasein, il rapporto alla spazialità, alla temporalità, cose che poi si ritrova in un modo più condividibile, forse in Merleau-Ponty, dalla fenomenologia della percezione. E credo che la cosa che lui ha incontrato a Baltimore è storia della medicina e storia delle scienze fatta da scienziati. Lui in Svizzera aveva, questa è la mia ipotesi, e sicuramente dovrebbe essere più, come dire, raffinée, no? È un po' massiccia dire così. Però la cosa che lui incontra lì è una storia della medicina fatta da medici, non da filosofi, letterati, eccetera. Questo, secondo me, potrebbe essere anche la spiegazione della sua reticenza dopo gli anni 50 a scrivere di storia della medicina, diciamo in un modo professionale. Lo fa e il libro lo attesta, però non lo fa come lo faceva Temkin o come lo faceva Sigrist, di sicuro. Sì, Sì. certo. Significa anche semplicemente che la sua opera da storico della medicina è poca cosa rispetto alla sua opera di storia della letteratura e di critico letterario. Però certo si vede ad ogni passo, a ogni pagina di questa raccolta di saggi e in fondo anche nell'inchiostro della malinconia si vede la stessa cosa, cioè che tutta la vita lui non soltanto negli anni 50 è stato, come dire, ossessionato, se la parola andasse bene, comunque da questi problemi di storia della medicina e di filosofia della medicina. Forse il punto di equilibrio che lui ha trovato, la formula con cui cerca di trovare un punto di equilibrio rispetto ai problemi che hai esposto tu, è quella in cui dice ogni buona filosofia della medicina dovrebbe essere una filosofia della storia della medicina. E da questo punto di vista ha vinto Baltimora contro Ginevra, mi sembra. È la storia che prevale. E faccio un'altra citazione che lui prende da Temkin quando parla della formazione umanistica dei medici, questione tra l'altro molto all'ordine del giorno oggi. Temkin dice che è la storia, quello che lui la chiama in inglese the connecting link with the humanities. Ciò che collega il medico alla storia non è la, non, pardon, il medico alle umanità, alle humanities, non è la filosofia. Questo vuol dire.
E questo è un grosso problema in termini di pedagogia attuale, delle medical humanities, perché ci sono diverse tendenze e ce ne... E, se uno sceglie la filosofia invece della storia, è chiaro che, per esempio, sceglie una maniera a volte di utilizzare la filosofia per dedurne degli insegnamenti pratici nel modo di comportarsi dei medici. Se lui invece sceglie la storia, sceglie un'altra cosa, cioè sceglie una coscienza della propria disciplina e dei propri comportamenti istituzionali, che si acquisisce, studiando il passato e non studiando semplicemente delle teorie. Allora, quindi pensiamo a questo modello di storia. Mi ero segnato due parole, che appaiono in diversi articoli. La parola errore. È chiaro che, come tutti questi grandi storici, che vogliono fare una vera storia della medicina, Starobinsky pensa che gli errori sono delle cose interessanti. Questo lo pensa. In fondo, Canguilhem, che è probabilmente il modello al quale aderisce di più, al quale aderisce più come dire, con meno riserve, glielo forniva, ma anche Sigrist senza nessuna difficoltà. Quindi gli errori sono cose significative, non sono affatto delle cose da scartare, sono oggetti storici, interessanti quanto le grandi scoperte. Un'altra parola, appare qualche volta è la parola ostacolo. La storia, lui dice, è sempre storia degli ostacoli. E su questo volevo chiederti se puoi spiegarci, secondo te, che cosa vuol dire questo ostacolo? In fondo pensavo è una visione molto narrativa della storia, perché in qualsiasi narrazione c'è sempre un eroe e un ostacolo, e l'ostacolo deve essere superato. E lui sicuramente ha una visione narrativa della storia. Però, che cos'è l'ostacolo? L'ostacolo è la stessa cosa che l'errore? È l'errore che produce l'ostacolo, oppure l'ostacolo è un'altra cosa? Bellissima domanda. Bella anche perché lo sanno forse i nostri amici e le nostre amiche qui. Starobinsky ha dedicato a Rousseau un libro che ha fatto storia nella ricezione di Rousseau, perché era sicuramente il primo libro a cercare di dare un'immagine coerente di Rousseau, il cui titolo era 57, anche lì l'ha finito a Baltimore, il cui titolo era La trasparenza e l'ostacolo, cercando nella, se si può dire, nel respiro fra queste due figure delle esperienze, la trasparenza dei cuori per Rousseau e l'ostacolo della società, per esempio, ma anche la trasparenza del linguaggio musicale nel confronto e dell'ostacolo delle lingue astratte, per esempio, no? Dunque, cercando in questa dialettica, anche se il termine andrebbe corretto, una specie di chiave interpretativa di tutta l'opera di Rousseau e anche di tutta la sua esistenza. Allora, la tua domanda, con l'idea di questo titolo, no? Prende una forza importante nella carriera di Starobinsky. Due o tre cose. Di sicuro il termine di ostacolo lo sapeva Starobinsky, era stato usato in un modo molto molto efficiente da Bachelard per descrivere il modo in cui progredisce la scienza. Per Bachelard la scienza fa progressi superando ostacoli. Prendo un esempio, perché è quello che sarà l'oggetto della seconda tesi di Canguilhem. Cosa fa ostacolo nel 600 al concetto di riflesso nervoso e il fatto che viene pensato il corpo come meccanica e non come organismo? E dunque c'è un ostacolo che si potrebbe chiamare con Kuhn un paradigma o con Foucault
un episteme, e questo ci impedisce di, è come una specie di, per riprendere l'immagine di Wittgenstein, è un bicchiere, no, nel quale una mosca è prigioniera e non smette di andare contro il vetro e non vede che bisognerebbe superarlo. E di sicuro Starobinsky, nella sua lettura, e hai ragione, Canguilhem è proprio il personaggio clou di questa storia, è ossessionato dal modo in cui in un'epoca determinata, in un contesto determinato, dei soggetti non possono dire o non possono fare l'esperienza di certe cose, e questo non possono è l'ostacolo. E di sicuro hai ragione, non me l'avrò mai formulato in questo modo, e per lui è più importante l'ostacolo che l'errore, perché tutto sommato l'errore è, diciamo, una versione della storia come tribunale, nel senso noi oggi giudichiamo come errore quello che per loro era la verità, e poi la nostra verità di oggi potrebbe essere l'errore. Però cioè, oggi la storia delle scienze americane critica spesso la storia detta epistemologia francese con il nome di presentismo, no? E dunque dicendo che è una storia che giudica spesso la storia dal presente, no? E ovviamente l'errore è un giudizio del presente sul passato, e una volta detto, non è che puoi iniziare un bel racconto. Invece, se lo giudichi in termini di ostacoli, puoi ricostruire narrativamente, diciamo, il quadro complessivo all'interno del quale degli enunciati o anche delle pratiche sono avverate e che fanno ostacolo a superare. Però mi segno quest'idea di cercare di capire come il concetto di ostacolo nella sua epistemologia può essere rilegata alla sua lettura dell'ostacolo in Rousseau. Aggiungo un'ultima cosa. Il master di lettere di Starobinsky, e lì parlo del 42, perché Starobinsky era nata il 4 novembre 1920, e dunque il suo master, diciamo quello che oggi sarebbe un master, era sulla conoscenza di sé e degli altri in Stendhal, testo che vorrei assolutamente pubblicare perché è un testo veramente molto bello. Diciamo il clou, cioè il cuore di questa riflessione è: ma per Stendhal è più facile conoscere sé o conoscere gli altri? Ed è dopo questa tesi di master, o di laurea, che Starobinsky ha pensato di studiare tutta la storia di quello che lui chiama le maschere, no? Cioè il modo in cui la gente pensa o il rapporto a sé, o il rapporto agli altri, all'altro sesso, il rapporto con la donna, per esempio, o alla società, sotto la figura, il pathos formel, diciamo, della maschera, no? Dunque su questo lui scrive tra il 43 e il 47 diversi articoli, uno su La Rochefoucauld, uno su Kierkegaard, ed è da lì, no, che lui si sposta verso Rousseau, 57. Ora, se ci pensiamo, sulla scia della tua domanda, la trasparenza e l'ostacolo è una risposta a una questione epistemologica, ma non epistemologica della scienza medicale, ma diciamo epistemologia della conoscenza di sé, dell'herméneutique de soi. E dunque hai ragione, forse il termine ostacolo potrebbe essere una specie di filo serio e non metaforico fra queste due carriere, per così dire. Allora, sì, volevo leggere la frase in cui
appare la parola ostacolo, è l'ultima riga, l'ultima frase di un articolo in cui dice: la storia umana si crea nell'incontro con l'ostacolo. Quindi, in un certo senso, forse c'è una stessa cosa che può essere concepita come errore o come ostacolo, e se la si concepisce come ostacolo cambia rispetto a una visione come quella di Bachelard, per esempio, o anche di Thomas Kuhn, e anche forse di altri, non lo so. Allora, forse nei 5 minuti che ci restano, se Pierluigi Pellini non ci ordina di smettere subito. Ma vi restano anche 15 o 20 minuti, è tutto, Allora, è questo meglio. dialogo è appassionante, potete concluderlo finché ne avete. Va bene, no, ma ne avremo anche molto a lungo tempo. E poi bisogna che facciamo partecipare anche gli altri. Paolo, prima che tu vada sull'altro punto, dico solo una cosa. La cosa che hai appena detta, potrebbe anche buttare una luce su un altro libro di Starobinsky importante che è Action e Reaction, Azione e Reazione, che anche questo è stato tradotto in italiano, perché la cosa che dici tu, no? Cioè la storia inizia quando uno affronta un ostacolo e cerca o come girare intorno, superarlo, distruggerlo magari, è proprio l'oggetto di un libro strano, complicato, forse autobiografico, con dimensioni politiche. Assolutamente importante che Action e Reazione e chiudo. Sì, mi sembra che se si fanno coincidere ostacolo e errore, se si pensa che l'ostacolo sia un errore, siamo in un modello progressista, non so come dire, in cui man mano si avanza verso conoscenze sempre più razionali e sempre più estese. Però potrebbe esserci anche un altro modello che forse sarebbe un modello più darwiniano dell'ostacolo, e questo secondo me potrebbe essere qualcosa che coincide con la visione di Canguilhem. Capacità di adattarsi a condizioni culturali diverse. Allora, però, la cosa che vorrei che affrontassimo nei 5-10 minuti che ci restano è il problema Foucault. Il problema Foucault, che è un problema strano, voglio dire, difficile da affrontare e che va affrontato, come dire, con precauzione, perché siamo in un caso molto diverso da quello di Merleau-Ponty, o anche di Sartre, anche di tutti gli storici che abbiamo citato, su cui Starobinsky si è espresso in maniera chiara, continua, coerente, e capiamo benissimo quello che pensava. Primo problema. Starobinsky non parla di Foucault. In questo libro, in cui dovrebbe parlare di Foucault, perché l'argomento, insomma, è quello, non ne parla neanche nell'Inchiostro della Malinconia, mai una volta, però ha scritto nel 1976 una recensione a una edizione in lingua inglese della Nascita della Clinica, che era un libro del 1963, in una rivista americana, New York Review of Books. 1976, ristampa. Nel 76 aveva già una visione molto, come dire, distanziata di tutto quello che Foucault aveva fatto dalla Nascita della Clinica, dall'Istoria della Follia nel 1961 fino all'Archeologia del Sapere, non so più in che data, alla fine degli anni 60, e in questo articolo lo attacca. Non credo che non si possa dire, non si possa usare altro verbo, anche se lo attacca con i guanti, perché Starobinsky era un uomo estremamente ben educato. Però l'articolo è, secondo me, implacabile contro Foucault. Dopodiché silenzio, prima e dopo silenzio. Forse io non ho fatto una ricerca completa, forse in altri libri, e magari parlando di letteratura, qualche volta cita Foucault. Grosso problema, perché Foucault è l'allievo di Canguilhem. Come si può essere del tutto canguilhemisti e del tutto avversi a Foucault? Secondo me è del tutto possibile, e Starobinsky lo dimostra. Ma volevo sapere un po' come vedi tu le cose. So che
dico subito. Nell'introduzione a questo libro tu dici a un certo punto, come hai già detto anche prima, Starobinsky è un razionalista, Starobinsky è un uomo dei lumi, e quindi da questo punto di vista tutto ciò che è la critica della razionalizzazione nel Seicento e dopo, l'opposizione, assoluta fra un mondo del pensiero magico e un mondo del pensiero razionalista, e anche l'idea, della rivoluzione epistemologica, cioè di un sapere che funziona attraverso rotture assolute, non piccole rotture relative e incatenate in una lunga serie attraverso i secoli, è un'idea che gli è estranea. Nella postfazione che hai scritto alla sua antologia, che si chiama La Beauté du Monde, hai affrontato in maniera un po' più sviluppata questa questione e vorrei che la riprendessi qui. Che cosa possiamo dire dei rapporti tra Starobinsky e Foucault? Grazie. Finiamo con una domanda che diciamo è importante. Credo che sia anche importante perché questa alternativa, lo dico anche per le amiche, amici studenti, studentesse, è anche un'alternativa sul modo in cui uno affronta la storia degli oggetti di cui si occupa. Partirò con un po' di elementi contestuali per arrivare a argomenti più, diciamo, speculativi. Gli argomenti contestuali sono che abbiamo a che fare con due uomini che sono esattamente contemporanei, perché Foucault è del 26 e Starobinsky del 20. Siamo di fronte a due autori che hanno sia una passione per la scienza che un amore viscerale per la letteratura. E abbiamo a che fare con due uomini che hanno avuto due passioni che hanno, diciamo, vissuto diversamente. E questo mi commuove anche per gli studenti, perché penso che quando un studente non va da un professore ed è sommerso dal suo fascino, eccetera, vorrebbe pensare come lui, magari cambia aula e poi subisce un altro fascino e non sa come gestire queste cose, no? E forse noi tutti, più o meno vecchi, eccetera, scriviamo dei libri che traducono delle esitazioni fra modelli, e penso che anche gli scrittori, i poeti siano così. Il libro di Bloom, pur discutibile, era un libro anche su questo. Questi due maestri sono Merleau-Ponty e Canguilhem. Starobinsky ha conosciuto personalmente Merleau-Ponty, ha collaborato con lui, è un filosofo celebre, ha scritto per lui, e nel 61, quando Merleau-Ponty muore, scrive un bellissimo tombeau che si trova dans le corps et ses raisons. E poi abbiamo già parlato insieme dell'importanza di Canguilhem. Non sono in realtà eredità facilmente compatibili. E si può dire che Foucault abbia scelto Canguilhem contro Merleau-Ponty. Perché? Perché anche sia nella struttura del comportamento che nella fenomenologia della percezione, Merleau-Ponty, come Husserl nella Crisis o come Heidegger nei paragrafi 20 e seguenti della Design on Sight, cerca di riportare la dimensione scientifica al vissuto, all'esperienza del soggetto, no? Mentre Canguilhem, come alunno di Bachelard, dice che les intuitions, c'è un bel testo di Bachelard nella formazione dello spirito scientifico, dove dice che in realtà quando si fa scienza bisogna diffidare più delle sue fobie, delle sue filie, delle cose che ci portano amare qualcosa, eccetera. E dunque lui dice si fa scienza quando si comincia a distanziare queste cose. E si può dire a livello contestuale che nella relazione forte che sia Foucault
che Starobinsky hanno avuto con questi due padri, scusate se uso dei termini di una critica a morte da almeno 50 anni, però di questi due padri credo che non sia troppo ingenuo, troppo naif di dire che Foucault ha scelto Can Guilhem e, malgrado l'importanza che Can Guilhem avesse per Starobinsky, Starobinsky ha scelto Merleau-Ponty. Cioè, la sua visione della scienza rimane sempre un'esperienza legata, una visione legata all'esperienza del corpo. E per quello che secondo me il titolo che aveva scelto è forte, Le corps et ses raisons, cioè il dato che per un fenomeno, già dire che un dato è sbagliato, il punto di partenza assoluto è il corpo. Mentre per un Foucault, e questo ancora di più da dopo Surveiller e punire, dalla storia della sessualità, il corpo non è un dato, è un costruito. Nell'archivio, nell'insieme dell'interazione fra linguaggi, poteri, eccetera, e il corpo in realtà non può essere il punto di partenza di una ricostruzione del discorso, è piuttosto il contrario. Questo per me è già un punto di rottura molto molto forte. La seconda cosa per me è che Starobinsky associa la follia da subito al dolore. Non ci vede tanto un'esaltazione una specie di experience de limite del soggetto che attraverso la follia raggiungerebbe qualcosa come un top dell'experience. No, per lui la follia è laida, è dolorosa e va curata. E lui ha l'impressione che Foucault, attraverso Hölderlin e Artaud, e nella sua frequentazione di Solers e tel quel, abbia un po' idealizzato, no? Cosa sia quello che all'epoca si chiamava un fu, oggi non parleremo più così, però eccetera. Dunque, una differenza direi genealogica, con Guilhem Merleau, una differenza nel rapporto all'oggetto, e poi sicuramente, e questo andrebbe indagato più che potuto farlo, un rapporto alla dialettica continuità e discontinuità nella storia. Se il corpo rimane un punto di partenza della descrizione del vissuto e del sapere, può essere un punto di continuità. E Starobinsky non fa fatica, per esempio, a parlare, trovo che sia uno dei più bei testi del volume, dell'esperienza della temperatura per Madame Bovary, che ha sempre troppo caldo, doveva essere, lui la descrive come una tipina un po' complicata, che ha sempre troppo caldo, troppo freddo, no? E Starobinsky ha questa sensibilità, trovo che sia un testo bellissimo, perché anche è un testo di grande qualità letteraria, al modo in cui Emma vive il calore e il freddo, no? Se lui si può ricollegare a questo è perché lui sa cosa vuol dire avere freddo e avere caldo, no? E dunque il corpo fa questa continuità. Naissance de la Clinique è un testo molto violentemente antifenomenologico che cerca di mettere fra il corpo, cioè il corpo del medico e il corpo del paziente. Le istituzioni, il discorso, l'archivio, eccetera. E come lo sappiamo, e questo quando avevo fatto l'edizione per la Pleiade dell'archeologia, avevo trovato elementi ancora più diciamo netti. Dopo addirittura Foucault troverà che Naissance de la Clinique era ancora troppo fenomenologico. Era un testo dove parlavo di sguardo, ma in realtà cose del sguardo, eccetera, sguardo di chi, sguardo di che, eccetera, eccetera. E dunque credo che, ecco, scusa, sono un po' titubante, però direi che questi sono elementi comunque di differenza. Poi, ultima cosa, forse, extrema ratio,
Direi che l'idea foucaultiana che si ritrova in certi filosofi contemporanei, che l'estremo di un fenomeno, cioè il momento in cui un fenomeno si rovescia nel suo contrario, non lo so, la democrazia che ha dei lati vicini al totalitarismo, quando, non lo so, la polizia comincia a impazzire, eccetera. L'idea che il momento in cui un fenomeno che si rovescia nel suo contrario sia la verità di questo fenomeno, cosa che c'è molto in Foucault, era completamente estranea a Starobinsky. Starobinsky non crede assolutamente che l'eccezione diciamo, dove, il momento, cioè, dove una cosa diventa il contrario di quello che è, sia la verità di quello che è. No, questa non lo pensa lui, non l'ha mai pensato. Grazie, Grazie. mi è stato molto chiaro, molto interessante questa cosa su Merleau-Ponty e Guilhem. Io avevo selezionato un piccolo passo da leggere che va completamente nel senso della tua interpretazione. Nel 76, quando Starobinsky, l'unica volta in cui si esprime chiaramente, esplicitamente, direttamente su Foucault, fa una distinzione. E in un certo senso si capisce che secondo lui Foucault sarebbe potuto andare in una direzione che gli interessava e che invece ne ha molto rapidamente in realtà ne ha scelta un'altra nel corso degli anni 60. E la frase è questa, se posso farla vedere a tutti, questa è l'originale in inglese. Ma vi posso, guardatela un attimo, poi ve la prendo in traduzione italiana. Ci sono davvero dei passaggi nella nascita della clinica che sono autentiche analisi fenomenologiche, dove un soggetto, il medico, lo scienziato, ha la stessa percezione medica è visto nell'atto di costituire gli oggetti dei suoi pensieri. Questo era probabilmente quello che sarebbe piaciuto a Starobinsky che Foucault continuasse a fare. Invece Foucault cambia. Da quando ha scritto queste pagine, Michel Foucault ha trasferito completamente la sua attenzione su ciò che chiama l'ordine del discorso, cioè alla scoperta delle leggi che tacitamente governano il discorso intellettuale di un determinato periodo. Ora sottolinea la dispersione del soggetto, cioè i modi in cui tutti i pensieri, non importa quanto possa sembrare individuale o creativo, è inconsciamente ma sistematicamente vincolato dalle regole o codici incorporati nel discorso dei tempi. Ecco, mi sembra che sia proprio un Foucault seguace di Merleau-Ponty che appaia in quella prima frase in cui Starobinsky evoca un Foucault possibile che poi non si è realizzato, comunque non si è sviluppato. Quindi restituisco la parola. Dico solo una parola prima di passare a Pierluigi, e lo dico per gli studenti, perché, o i dottorandi, o per noi comunque. Per me questo dibattito non è un punto di storia solo, e l'alternativa fra se noi letterati possiamo trovare un punto di equilibrio tra la dico in un modo un po' brutale, linguaggio dell'esperienza, esperienza del linguaggio, o se sono due cose completamente fisse, no? Starobinsky avrà cercato di equilibrarli, no? Esperienza del linguaggio, perché è uno che è molto attento, poi è un alunno di Spitzer, dunque la forma, lo stile, eccetera, però questa esperienza del linguaggio deve sempre essere riportata anche pedagogicamente, eccetera, politicamente la lingua dell'esperienza. Lui la cosa che, diciamo, fa fatica a capire è questa scelta di Foucault di avere abbandonato l'idea che, proprio il termine fenomenologia, non logos dei fenomeni, linguaggio delle esperienze, e di avere scelto l'ordine di discours. Credo che questa alternativa fa pensare anche al nostro impegno come letterati. Ecco. Certo, aggiungerei soltanto in un secondo che questa idea è
un'idea che verrà da Merleau-Ponty certamente, ma è un'idea ginevrina, cioè un'idea che viene anche da Georges Poulet, da Marcel Assolutamente. Renan, e anche dai letterati e non soltanto dai filosofi di cui lui era stato allievo. E credo che sia il momento di orchestrare una discussione più larga e quindi lascio la parola a Pierluigi Pellini. Sì, io vi ringrazio molto e vi assicuro che vi ascolteremo volentieri ancora un'altra ora, però dico a tutti che la chat è aperta e potete sia intervenire con delle domande in chat, sia sulla chat di YouTube, sia sulla chat di questa stanza, ma anche chiedere la parola. Vedo fra l'altro che ci sono collegati e siamo molto felici, oltre agli amici padovani, fra cui Alvaro Barbieri, Ivano Paccagnella, ci sono anche alcuni specialisti di ciò di cui stiamo parlando, Julien Zanetta che è stato citato prima, Rudolf Behrens e poi Luca Pietromarchi, quindi immagino che molti avranno cose da dire. E vi invito a prendere la parola. Se non arrivano, magari nel frattempo, mentre la gente pensa qualche domanda, aggiungo molto rapidamente una cosa io. Mentre parlavate, mi è venuta la curiosità di riscorrere la breve preface molto bella e molto densa che Robin Stitist ha scritto a un libro di un collega di Martin Rueff, Lire le délire, Leggere il delirio di Juan Rigoli. E anche lì l'ho riscorsa rapidamente. È in realtà un discorso contro Foucault senza mai citare Foucault, cioè l'atteggiamento di Rigoli che studia gli alienisti dell'Ottocento e ne studia sia il discorso ma anche proprio l'implicazione umana di esperienza rispetto ai malati, che chiaramente si oppone al discorso sulla nascita della clinica di Foucault e sulla storia della follia. È evidente che Starobinsky è completamente dalla parte di Rigoli, in questa necessità di osservare innanzitutto la sofferenza, il dolore, il tentativo, anche l'errore, ma l'errore significativo di un Pinelli, un Esquirol. Ecco, su questo volevo chiedere a Martin, tu hai accennato a quel saggio bellissimo, che fra l'altro esiste anche in traduzione italiana, La scala delle temperature su Madame Per il Melangolo, se non ricordo male, su Madame Bovary. Se volevi dire qualcosa di più su quella sezione del libro che è Le corps écrit, e dunque proprio su come lo storico della medicina e lo storico della letteratura, che in realtà l'avete già detto, appunto, questo elemento fenomenologico dell'esperienza è centrale in entrambi, ma se vuoi un po' insistere su questo. Certo, grazie anzi di dare l'occasione di entrare in questa sezione che hai ragione, abbiamo un po' diciamo tralasciato perché il nostro discorso era più epistemologico con Paolo, direi. Lui varie volte, e questo si vede anche nell'Inchiostro della Malinconia, nei testi su Baudelaire, per esempio, ma anche nei testi su Michaud, o anche nella Beauté du Monde, ne ho trovati parecchi. Si era interessato diciamo, all'esperienza della malattia all'interno dei romanzi o all'interno delle poesie. E l'ultima sezione, il corpo scritto, e una piccola scelta che aveva immaginato lui di testi che mettono in scena all'interno della letteratura, dunque non noi storici guardiamo un scrittore come un paziente, no, vediamo come gli scrittori mettono in scena il sapere medico. Allora, può essere un testo che è quello che apre la sezione su Molière, i medici, no? Il medico come personaggio di commedia, e secondo me, cioè Molière dovrebbe essere veramente distribuito con i vaccini, perché è uno che ci fa capire che tipo di potere hanno i medici e ce lo fa capire in un modo molto, molto intelligente, anche molto divertente, e Starobinsky amava molto Molière, veramente molto. Poi c'è un saggio su Emma Bovary di cui hai parlato, c'è un saggio molto bello su Ségalène, perché lo scrittore Ségalène
Abbiamo fatto una storia, una tesi di letteratura sulla patologia dei simbolista, cioè il rapporto simbolismo e patologia, e poi abbiamo chiude il volume con un saggio sulla La peste di Camus, che è un saggio interessante, e lì fa vedere anche che parliamo di pezzi di storia vecchia, no? Perché Starobinsky aveva incontrato Camus, aveva discusso con lui sulle fonti della peste, e cioè, mi fa un po' senso, devo confessare che io ho conosciuto Starobinsky, sono andato da lui e che conosceva qualcuno che aveva parlato con Camus, cioè, è anche commovente questo. E poi finisce con il suo fascino per il discorso di Michaud sulla malattia. E, questo apre anche un altro capitolo che sarebbe Pierluigi, il rapporto di Starobinsky con la letteratura del Novecento, no? Cosa lui ha letto, cosa gli piaceva, cosa non poteva apprezzare, eccetera. Però questa sezione per me è veramente il ponte fra Le corps et ses raisons e L'encre de la mélancolie, perché nell'encre de la mélancolie, visto che la tesi di Starobinsky era sui trattamenti della malinconia fino alla scoperta delle benzodiazepine, dei antidepresseurs, ha molti testi su la medicina, la musica, la medicina, la poesia, i romanzi, eccetera. Dunque, sono due volumi, e poi devo dire che Hollander ha fatto le cose bene, perché se le metti l'uno contro l'altro, sembrano proprio due testi che fanno pendant. Che fanno pendant. Grazie, non vedo ancora domande. E allora, forse insomma anche la densità, sono particolarmente contento perché siete riusciti questa sera ad essere chiarissimi, limpidissimi, ma con un'estrema densità su argomenti di grande, grande complessità e difficoltà. Quindi forse anche questo, come dire, intimorisce i nostri dottorandi, i nostri studenti, ma spero che lo stesso appunto arriva. Ecco Alvaro Barbieri, che non è un dottorando, uno studente ovviamente, il nostro collega di Padova. Prego Alvaro, grazie. Scusatemi, avete il mio audio? Mi udite? Sì, ciao Alvaro. Bene, ciao, ciao Martin. Ecco, io sono particolarmente contento che questa chiacchierata straordinariamente densa sia andata in onda a reti unificate sotto una doppia egida, perché dai tempi di Bressanone che non ci si rivede e in questa fosca etas covidiana è bello ritrovarsi sia pure in forma diaframmatica e un po' di vita. Assolutamente. In una comunione così telematica che ci risarcisce un po' del dispiacere di non vederci dal vivo. E poi ho ritrovato, insomma, in Martin quel critico di pensiero, quel littéraire di forte torsione filosofica che troviamo sempre là dove è giusto stare, no? Sugli autori, sui testi e sulle questioni essenziali, sempre affrontati, diciamo, con magistrale semplicità, con una potenza e una concretezza di pensiero che mi lasciano sempre ammirato. Io volevo ritornare su uno dei Moclet che hanno insomma interessato il vostro discorso. È stato introdotto il tema da Tortonese in modo molto felice, e cioè l'ostacolo, no? Sono emersi soprattutto due accezioni, no? Una liquidata giustamente da Tortonese, cioè quella dell'errore da superare nello svolgimento progressivo della storia delle idee, del pensiero e della scienza, come una sorta di barriera da abbattere per passare oltre in una sequenza di conquiste, magari teologicamente orientata. E poi una prospettiva darwiniana, insomma, invece, dove l'ostacolo è il luogo, l'occasione, diciamo, di una strategia adattiva, di uno spunto di metis vincente da parte dell'umanità o del ricercatore. Mi chiedevo soprattutto con riferimento a un libro che ho letto troppo tempo fa e di cui ho una memoria un po' ormai un po' offuscata, e cioè Action-Réaction, no? Se non vi possa essere lì
tanto su un piano esperienziale biografico, così come sul piano della riflessione dell'esperienza umana, ma forse anche con una visione letteraria, una terza accezione molto potente del tema dell'ostacolo, cioè quello della sollecitazione. Cioè l'idea diciamo di una sublimazione avventurosa e dell'ostacolo come occasione iniziatica che permette la reazione in quanto slatentizzazione di una potenza che altrimenti rischierebbe di restare implicita, cioè con un forte senso di scommessa, di rischio, di gioco, per cui laddove drammaticamente l'ostacolo si pone come un luogo di impatto inevitabile e anzi ci comprime, sollecita una risposta autenticamente inventiva e creatrice. Ecco, forse mi sono spinto troppo in là, ma in alcuni passaggi di quel vecchio libro mi pareva che questa dimensione, che è molto letteraria, ecco, e che nel senso avventuroso iniziatico, io poi da studioso di romanzi cavallereschi sono sempre un po' influenzato da questa idea dell'ostacolo come momento impattante di rivolgimento vittorioso, no? Dell'eroe, e mi chiedo se questa traccia non possa riservare, diciamo, un'ulteriore dimensione dell'interpretazione del Moclet che avete tanto intelligentemente articolato e lavorato in quel passaggio del vostro dialogo. Grazie, grazie mille. Per Luigi rispondo, è così? Prego, prego, certo, okay. Basta. Ok. Allora, Alvaro, questa tua interpretazione non puoi sapere quanto sia azzeccata, perché è per me la chiave di quello che Starobinsky chiamava la relation critique. E anche questo per me è di grande... come dire, importanze per i nostri studenti, amici e per noi. Cos'è la relation critique per Starobinsky, che è l'unico libro teorico che lui abbia scritto in realtà sulla critica letteraria? In un momento in cui fra il 60 e l'80 i critici letterari erano molto, come dire, prolissi in teoremi, eccetera, lui è sempre stato molto cauto ed è un libro che ha scritto, riscritto quasi su 25 anni, La relation critique. Ora, nella relation critique c'è un testo che è il testo clou, che si chiama Il progresso dell'interprete. E vedrai che il modo in cui hai descritto action e reaction è esattamente quello che lui dice du progrès de l'interprete. Studiamo il romanzo cavalleresco, studiamo Baudelaire, studiamo Rousseau e entriamo subito in quello che, e lui lo cita appositamente, tutta la tradizione fenomenologica, Heidegger compreso, chiama il circolo ermeneutico, no? Cioè siamo presi noi nella comprensione dell'oggetto e presi nella comprensione dell'oggetto andiamo a nutrire questo oggetto con noi stessi, in realtà. E il primo movimento è quello dell'empatia, e il primo circolo ermeneutico per lui è minacciato dall'empatia, e questo va detto anche in un modo chiaro e tondo per il nostro mondo contemporaneo: l'empatia non è la chiave di tutto. Ora, cosa dice Starobinsky? Dice che per fortuna l'opera resiste, ed è proprio perché l'opera resiste e che fa ostacolo alla nostra comprensione. Perché hai un termine che non capisci, perché hai una reazione psicologica di un personaggio che non capisci, perché c'è una metafora che senza essere un adunato magari cozza con la tua percezione, c'è un ostacolo. E lui dice, in realtà il lavoro della comprensione comincia con questo ostacolo, e rilancia l'investimento soggettivo facendo una specie di rimbalzo sull'ostacolo che fa sì che a lui addirittura parla di secondo circolo ermeneutico, ed è questa la comprensione. E lui dice, se ci lasciamo urtare, per così dire, dall'ostacolo, abbiamo qualche chance di capire il testo. Se andiamo a cercare nel testo quello che ci mettiamo noi, non lo capiamo, ci capiamo noi dentro, e lì c'è tutta una polemica, diceva giustamente Paolo, con Poulet, no?
la critica di identificazione. Una critica di identificazione è una critica che di sicuro ti fa amare il testo, ma in realtà te lo fa amare perché c'è il pericolo narcisistico di amarsi, di amare. Molti di noi, no? Quando facciamo lezioni, siamo anche minacciati dalle prodezze dell'intelligence che mettiamo a capire un testo, no? Lui dice: no, ma questo sì, va bene, è bello, eccetera, eccetera. Però il gioco comincia quando il testo ti resista e che entra, e lo dico a un padovano con tutta l'ammirazione dovuta, inizia il lavoro filologico, perché lui capisce la filologia come una descrizione dell'ostacolo, no? E questo per me ti dà perfettamente ragione. Cioè direi l'obstacle, se tu vuoi, come relance, come slancio nuovo per il racconto della comprensione. E lo dico soprattutto perché per me questo rapporto fra empatia e distanza, fra trasparenza e ostacolo, è la ricchezza del suo gesto ermeneutico e che oggi con il fascino di una critica empatica rischia di non essere capito bene. Io tengo molto a questa cosa di Starobinsky, molto, molto. Allora, volevi aggiungere qualcosa, Alvaro? No. Dalla chat di YouTube arriva una domanda della nostra collega Silvia Contarini di Udine. Vorrei chiedere qualcosa sul rapporto con gli Haus che a tratti affiora. Prego, Marta. Il rapporto con gli Haus, allora, è un rapporto. Buonasera Silvia, non ti vedo, però se sei qui ti saluto. Allora, c'è un rapporto personale perché gli Haus è venuto a Ginevra varie volte e si sono visti pardon, anche con Bonnefoy. Nella relation critique, Starobinsky torna su la famosa estetica della ricezione, come il quadro di intelligibilità e anche nel quale si può capire la pertinenza o anzi il modo in cui un'opera non quadra e dunque eccetera eccetera. Però devo dire che c'è per Starobinsky, ma lo dico in un modo un po' troppo frettoloso, nella percezione, nella teoria dell'estetica della reception degli Haus, una cosa che non gli va è che il modo di schiacciare il rapporto fra creazione, no, e inaspettatezza, se può dire, dell'opera su una dimensione sociologica. Questo Starobinsky è una scienza umana, la sociologia con la quale lui fa un po' fatica. Fa un po' fatica. E dunque direi che. Allora, c'è un'altra dimensione che potrei evocare adesso, velocemente, e il fatto, e non so se su quello che Silvia mi voleva sentire, degli Haus SS. Starobinsky ha vissuto come ebreo a Ginevra, l'esterminazione degli ebrei di Europa, in prima persona. Ovviamente non è stato deportato perché la Svizzera, ha internato, però non deportato, però ha avuto cugini e zii, deportati e morti in campo. E, lo so da lui, lo so di prima mano, che lui sapeva che Haus era un ex SS. E mi ricordo, non sto a tornare su cosa che potrebbe sembrare, no, come ogni volta che un testimone si grandisce se stesso perché è stato testimone di una cosa, però mi ricordo che in un dibattito con lui privato, davanti ai suoi figli che erano scandalizzati che lui non si fosse schiarito con gli Haus su queste cose, lui ha detto con modestia, con un po' anche come dire, come una confessione, ha detto: noi di queste cose non parlavamo, non ne parlavamo. Allora, come voi capite, questo non ne parlavamo, non lo so, però fu la sua relazione.
Lui ammirava molto, comunque lui ha avuto legami forti, con tutta questa, anche con Dieter Heinrich, con ermeneutica, con letteratura, e ha scritto anche articoli per questa enciclopedia che esistono in tedesco e non in francese. Anche questi andrebbero ripresi. Grazie, da queste parole che tu hai appena detto, verrebbe da rilanciare un'altra domanda, ma non la faccio perché ha chiesto la parola Guido Mazzoni e la do, ma dicevo un'altra domanda proprio anche sull'etica in generale di Stachovensky, etica e politica, cioè che sono una dimensione sempre implicita, quasi sempre implicita, ma fortissima, credo, nei suoi scritti. Ma questo semmai dopo, ora do la parola a Guido Mazzoni. Beh, grazie davvero per questo dialogo straordinario, ricchissimo. Volevo tornare sul rapporto con Foucault, perché è un tema che immediatamente viene in mente, anche perché verrebbe voglia di dire di storicisti in senso lato, cioè di intellettuali che nella seconda metà del Novecento hanno fatto della storia la loro filosofia prima, non ce ne sono stati tanti, ormai possiamo dirlo, cioè a partire da un certo momento, a partire dal momento in cui il mainstream della riflessione intellettuale si è strutturato tra le due sponde dell'Atlantico, lungo la dialettica tra decostruzionismo, poststrutturalismo da un lato e il blocco filosofia analitica, scienze cognitive, poi diventate neuroscienze, eccetera. Da quando si è instaurata questa dialettica, gli storicisti se la sono passata relativamente male. E Starobinsky e Foucault, da questo punto di vista, con tutte le loro differenze, si ritrovavano ad essere dalla stessa parte, cioè si ritrovavano a fare della coscienza storica, di uno storicismo senza telos e senza soggetto, il punto di partenza della loro riflessione. Dal vostro dialogo è emersa molto bene la differenza fra i loro storicismi. Foucault era un costruttivista assoluto, fino appunto a coinvolgere il corpo, la dimensione del corpo nella costruzione e nella storicizzazione. Nemmeno il corpo era al riparo dalla storia per Foucault e dal gioco di potere sapere, quello che sappiamo del sistema di Foucault in divenire, che ha vari stadi, che però è strutturato intorno al presupposto del costruttivismo assoluto. Starobinsky aveva invece questo fondo fenomenologico che riemerge sempre costante nella sua riflessione e che rinvia, come tutta la fenomenologia, ad una nozione, chiamiamola debole, di natura umana, che rimane lì, almeno di esperienza umana che ha un fondamento sovrastorico, in qualche maniera, in questo caso legato al corpo. Questo è molto interessante perché appunto porta in due matrici diverse e porta anche poi Starobinsky a salvare quel fondamento, magari razionalistico, oltre che fenomenologico, che invece in Foucault vacilla sotto i colpi della sua stessa critica continuamente. E come avete articolato il problema è davvero, davvero molto, una maniera molto, molto lucida di porla. E appunto volevo sottolineare questa linea divisoria che avete tracciato benissimo. Sì, grazie mille Guido di averlo posto così, perché credo che, come dicevo, non soltanto interessante per Starobinsky questo confronto, però dice anche qualcosa di Foucault, no? E tu l'hai radicalizzato molto e secondo me questo confronto con Starobinsky permette questa radicalizzazione, che forse su certi elementi sfuggirebbe senza questo. Poi la conseguenza, e lo dico davanti specialisti di letteratura, è grande anche per il modo in cui si studia letteratura.
purtroppo nei Die écrits de Foucault è sparito un articolo che era stato un articolo che aveva realizzato con Roger Poldroit e che è un articolo del 74 che si trova su internet, poi magari vi manderò il riferimento, dove Foucault dice, a proposito dell'histoire de la folie, lui dice, bah, io quando ho scritto l'histoire de la folie ero convinto che si potesse ricostruire il scibile di un periodo attraverso i grandi capolavori di questo momento. E lui dice, in realtà ero legato a Mosy e a Barthes, e dunque dicevo, bah, per capire il sentimento dello spazio nel Settecento, basta leggere la Nouvelle Héloïse, per capire l'esperienza di interiorità nell'Ottocento, basta i fratelli Karamazov, eccetera. Lui dice, dopo un certo momento ho capito che questa via non portava da nessuna parte e da lì ho scelto l'archivio. L'archivio anonimo, l'archivio senza soggetto, l'archivio dei detenuti per sorvegliare e punire, eccetera, eccetera. E dunque io sono sempre, e lo dico un po' da Foucauldiano, sono sempre sorpreso dall'uso che si fa di Foucault negli studi letterari, perché va ricordato in un modo anche, devo dire, un po' bieco, diciamo storico, no? Che c'è un Foucault che credeva nella letteratura e poi c'è un Foucault che non ci credeva assolutamente più e che trovava che, diciamo, delegare, come poi lo faranno, adesso cito francesi, come lo faranno un Ricoeur, un Derrida, ma anche lo stesso Deleuze, la descrizione delle esperienze storiche ai scrittori è un errore di metodo. Lui, diciamo che da Surveiller et Punir in poi lo rifiuta. Allora, dico questo per collegare la cosa che sottolineava Guido Mazzoni. Secondo me, il rapporto non fra una storia basata su un corpo, come dato, come dicevi tu, non debole, e un corpo costruito, e il modo in cui la letteratura può diventare un terreno storico, secondo me questi due punti devono essere articolati. È quello che volevo dire. Sì, e fra l'altro su questo che stavi dicendo ora, è forse significativo che i veri e più coerenti allievi di Foucault fra i critici letterari sono poi i new historicist americani, per cui poi non c'è più nessuna differenza fra una tragedia di Shakespeare e un testo anonimo dello stesso periodo. Mentre in fondo il Foucauldismo europeo ha delle resistenze legate appunto a un tipo di tradizione completamente diversa. Non ci sono al momento altre domande, però rilancerei un ultimo invito sia studenti e dottorandi, sia ai nostri colleghi che sono collegati, se qualcuno vuole intervenire, anche prendendo direttamente la parola. Cioè chiedendola, perché poi la regia deve autorizzare l'accensione del microfono. Nel frattempo chiedo sempre a Emanuela Carbè, che appunto sta gestendo la stanza, di fare un avviso tecnico per quanto riguarda le iscrizioni alle nostre mailing list. E sapete che noi, per ragioni di privacy, non possiamo bombardarvi con le locandine delle nostre iniziative se non vi iscrivete, se non date il vostro consenso. Quindi alcuni di voi l'hanno già fatto e abbiamo una mailing list, ma se qualcun altro volesse farlo, ora Emma vi dice come fare. E nel frattempo, appunto, aspettiamo di vedere se ci sono altri interventi o se anche Paolo Tortonese vuole dire qualcosa in conclusione. Grazie ai relatori per questo splendido dialogo. E alla fine del secondo ciclo, a giugno, abbiamo pensato di rimanere in contatto aprendo una newsletter
con la quale mandiamo le notizie relative alle iniziative di Extrema Ratio. Quindi, per chi non si fosse iscritto e desiderasse farlo, ricordo appunto che c'è un form che è tuttora attivo. Inserirò nella chat il link, e quindi chi vorrà lasciare il proprio indirizzo ed eventuali commenti, che naturalmente sono benvenuti, potrà farlo attraverso il form. Grazie. Grazie Emma, e io vi ricordo che la prossima settimana, sempre di giovedì, sempre alle 21, avremo un incontro con Antonella Nedda. Non so se appunto Paolo vuoi dire ancora qualcosa o qualcun altro vuole intervenire. Sì, posso dire una cosa Prego. pratica. Posso segnalare il fatto che è uscito un altro libro interessante da pochissimo tempo, di Starobinsky, che è una storia, una brevissima storia della medicina che aveva scritto, se non sbaglio, nel 63, e che non aveva avuto una grande circolazione ed è stata pubblicata da Vincent Barras, che uno specialista di storia della medicina, anche lui svizzero, ed è un librino molto curioso e interessante da studiare e che coincide su molti punti con i saggi che sono raccolti nel corpo e le sue ragioni. Ecco. Grazie Paolo, grazie veramente a nome di tutti noi, a nome del Dipartimento di Filologia e Critica di Siena. A voi speriamo di avervi molto presto in presenza a Siena per poter proseguire questo dialogo e in generale un dialogo sulla critica del Novecento, sui rapporti fra letteratura e medicina. Grazie a tutti e appuntamento alla settimana prossima. Grazie a voi. Ciao Paolo, ciao Pierluigi, grazie Emma, grazie anche a Guido. Ciao.